Nell'attesa di potersi riunire come consiglio comunale al completo, a Nocera Superiore continua il lavoro iniziato da subito dal sindaco Giovanni Maria Cuofano dopo il primo approccio col fronte igiene urbana. Questa mattina tappa al mercato settimanale. È sua intenzione, lo dice chiaramente ai nostri microfoni, toccare con mano quella che è la quotidianità vissuta da chi opera sul territorio per prendere coscienza diretta, ma anche per raccogliere le istanze, le esigenze, i bisogni e mettere mano subito alle risposte. Che quello che stiamo cercando di fare è girare sulle periferie per rintracciare da coloro che vivono i disagi o che vivono le difficoltà o la quotidianità, rintracciare e avere da loro delle indicazioni precise su quelli che possono essere degli indirizzi da fornirci nel mentre noi non li stabiliremo politicamente. Quanto sono vere le indiscrezioni che parlano di 3 donne e 2 uomini, tutti professionisti esterni? Ci saranno sicuramente rappresentanze dei diversi generi, anche se non ci appassiona la discussione sul genere. Io credo nel valore della risorsa umana, della persona, quindi valuteremo e avremo in squadra persone che possono mettere a disposizione, a servizio della nostra comunità, la propria competenza. Quello che già stiamo facendo è una ricognizione della macchina amministrativa. Abbiamo trovato molte difficoltà nell'organizzazione degli uffici, nonostante il grande impegno delle maestranze e degli operatori della macchina comunale. Stiamo partendo da questo e continueremo su questo lavoro. Faremo una ricognizione della parte contabile con il responsabile dell'area preposto e poi ovviamente andremo avanti cominciando già con una nostra idea di pianificazione, perché quello che vorremmo non si verifichi più è che quando un sindaco si insedia deve sempre guardare i problemi del suo predecessore e non poter costruire per il futuro. Io penso che lo scopo di questa amministrazione era ed è proprio quello di prima di tutto conoscere bene le problematiche dei singoli territori, perché noi che siamo i consiglieri eletti e quelli non del gruppo che ha seguito Giovanni Maria Cuofano, siamo persone che siamo state sempre sul territorio, quindi oggi il risultato di Giovanni, al di là del suo carisma politico e di quello che è il suo programma, che è di notevole rilevanza, anche il fatto che la gente ci conosce, sa quali sono le problematiche e sanno che noi siamo stati presenti a prescindere sia come singoli cittadini sia come promotori di organizzazione. Quindi penso questo sia lo spirito giusto affinché l'amministrazione possa andare avanti, perché al di là dei ruoli che poi si andranno a ricoprire è importante conoscere quali sono i problemi e cosa fare per risolvere.